con la tua concubina, dici la verità. È questa ruffiana che ti tiene male, è vero? Che cosa dite? Ma starta zitta, vecchia bombardiera, che le conosciamo, che le conosciamo. Io vi come querelo. Ma che querele che faccia? Io sono l'avendo del colonnello De Magistris. Guarda che pare vero. Due volte decorato con medaglia valor. Sì, pure la medaglia ti hanno dato. Mio padre era presidente di corte da. Ma che bambolta resti fatta e medaglia da lì? Dove sta la sguadrina? Dove la tieni nascosta? No, nell'armadio. Nell'armadio. Guarda, se non la smetti, vengo dal posto dove Gesù Cristo qui. Costa questo letto, basta, Federico, basta! Stai esagerando! Io lo so, lo sapete come sono fatto? Sono fatto così, certe cose non le tolgo! Io me l'avevo immaginato questa scenata, per questo non volevo accompagnare. È il meno, che potevo fare io, hai capito? Stiamo calmi, manteniamo la calma. Signore, chiedo scusa, ma sapete, quella cosa non è semplice. C'è di mezzo una moglie e un bambino. È un bambino di 3 anni. L'amico mio forse è stato mal informato. No, io sono stato informato benissimo. Malissimo. Stai zitta. Voi donne di mal affare qua ne avete. Ma è lei la di mal affare. È lei la bombardiera, viene nascosta. La squadrina. Ma che è querele? Ma tutta la stessa faccia. Ma che cosa succede qua? Succede che questo vecchio rimbambito. Ha parlato la voyungella, la bambina sta parlando, è vero. Succede che questo mio signore ha abbandonato moglie e figli, hai capito? E qua viene nascosta la sua concubina. Mi hanno detto che li hanno visti andare a cena insieme, a lui e la squadrina. Mi hanno dato l'indirizzo e subito sono corso qua, è vero? Ma se posso sapere chi è che mi porta via le sedie qua? Lo posso sapere, che Federico, lascia parlare a me. E parla, non parli mai. Prima mi fai parlare a me e poi sei di tu, è vero? Allora, io sono venuto prima.